La radio ne parla. Buongiorno, sono Anna. Marco Stoppani, presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, diceva però Giovanni Battista Scali, se mi trovo in un bar magari tutto quello che mi circonda in quel bar è di legno e non mi protegge. Io però non le chiedo ovviamente come sono fatti i bar d'Italia, però le chiedo, all'interno dei pubblici esercizi c'è a suo avviso sufficiente chiarezza su quelle che sono banalmente le uscite di sicurezza? Perché anche questo vedo Scali che annuisce significativamente. Stoppani. Beh, certamente i bar, come tutte le attività, hanno l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza. È chiaro che il piano di sicurezza fino ad oggi non era previsto il rischio attentati, però al di là del contingente, all'interno di un'attività di pubblico esercizio è previsto dalla legge 81 del 2008 il piano di sicurezza, che prevede l'individuazione dei rischi e le azioni di presidio conseguenti, gli organi preposti a gestire le emergenze, quelli che sono poi tutti gli atti anche in termini di formazione, di attenzione, di sensibilizzazione del personale a presidiare quelli che sono gli elementi di prevenzione a questi aspetti in termini di evacuazione dei locali, in termini di salvataggio, in termini di pronto soccorso e di gestione delle emergenze, che prevede per esempio anche un'organizzazione delle persone che le sono incaricate per esempio di uscire con i soccorsi, di far uscire le persone, di chiamare i vigili del fuoco, le ambulanze, di usare gli estintori, di presidiare per esempio anche le aree di aggregazione delle persone, per cui certamente c'è un piano di sicurezza previsto per altri fatti, ma le aziende sono ben strutturate verso in questa direzione, certamente questo, anche perché c'è una legge cogente molto severa. Questo è molto importante sentirlo da Lino Enrico Stoppani, presidente della FIPE. Prima ancora di andare dalla dottoressa